Un libro particolare, quello presentato a Perugia sabato 1 giugno alla Sala Walter Bini a Porta Sole. 1907-1985, per non dimenticare. Perugina, cioccolato e confetture. Una sala gremita per presentare un libro che è sicuramente particolare, così come è particolare la storia che viene presentata da Carlo Antonio Modena, che riguarda la Perugina. Ricordi dolci come il vecchio caro e amato bacio, ma che una volta tanto non raccontano di generali e comandanti, ma dei soldati, delle truppe spesso e volentieri sconosciute che hanno lavorato in Perugina dal 1907 al 1985. Perugina, cioccolato e confetture, edito da Francesco Tozzuolo, editore, e vuole essere un ricordo per non dimenticare la grande fabbrica del cioccolato, il grande impero industriale dell'alimentare, un pezzo di vita di una città fusa e legata insieme alla fabbrica, come la granella di nocciole all'interno di un prezioso cioccolatino. Le puoi distinguere fino ad esaltarne il sapore all'interno della bocca, ma diventano elemento unico quando si trovano tutte racchiuse in un guscio di cioccolato. Insieme a Carlo Antonio Modena a presentare il libro, con fotografie storiche recuperate da amici, conoscenti, vecchi operai, dagli archivi, c'erano anche Gianfranco Costantini, che ha fatto parte della dirigenza dello stabilimento di San Sisto, Silvano Pellegrini, entrato in fabbrica come semplice operaio appena laureato e che è stato in grado di diventare, proprio all'interno della Perugina e grazie alla Perugina, manager di grande qualità. E poi due nomi che evocano tempi lontani e ricordi lontani di una Perugia nobile e lavoratrice, di una cittadina che sapeva distinguersi nel mondo per le sue produzioni di prestigio. Luisa Spagnoli, pronipote della fondatrice della Perugina, oggi mastro cioccolatiere, che ha voluto riportare in produzione gli antichi sapori preziosi e unici del bacio Perugina, di quel cioccolatino diventato famoso, unico e inimitabile. E poi Bruno Buitoni, nipote di Luigi, ultimo dei cinque figli di Francesco Buitoni. Oggi Bruno vive a Roma e fa l'avvocato, niente mani nella cioccolata o nella pasta. È un civilista affermato che torna spesso e volentieri a rivivere i ricordi della sua terra e della sua Perugia, a Paciano, dove ancora c'è la bellissima casa Buitoni. Una notazione riguarda la proposta lanciata alla presentazione del libro, il desiderio di vedere strade importanti che siano dedicate finalmente alla memoria di due personaggi che hanno fatto grande il nome di Perugia nel mondo, a Luisa Spagnoli e a Francesco Buitoni. Ecco, la giornata dedicata al libro presentato da Modena, Carlo Antonio, per la precisione, era proprio questo, il voler ricordare coloro che hanno fatto parte della Perugina, coloro che sono stati elemento fondamentale della Perugina, che hanno lavorato, che hanno conosciuto quello che era il ritmo del lavoro, il prendere lo stipendio, il lavorare per la grande fabbrica e crescere e diventare famiglia essi stessi e costruire una famiglia e sperare che i propri figli lavorassero anche loro con un posto fisso, assicurato, garantito. Ed è una giornata di ricordi che quasi sprigionano loro stessi i profumi delle fave di cioccolato. Sembra quasi di essere entrati in quella vecchia fabbrica dove Buitoni e Spagnoli decidevano quale partita di cioccolato comprare, la assaggiavano, sapevano riconoscerla e la sceglievano, perché tutto ciò che usciva dalla Perugina doveva essere di qualità superiore, superba,
inimitabile, che doveva conquistare ed essere qualcosa di indimenticabile. Un bacio. Quel piccolo apostrofo tra le parole ti amo. Cosa può esserci di più indimenticabile? Ce lo spiega Luisa Spagnoli. Il cioccolato, le materie prime, le nocciole e poi la quantità. Se parliamo del vecchio bacio, che io, il mio si chiama Nonna Luisa, e lì ci sono la metà della quantità di nocciole nell'impasto, e le nocciole sono molto tostate come una volta, proprio perché così si sprigiona proprio il profumo della nocciola, che deve essere piemontese, IGP, e lì davvero, allora dopo parliamo di un bacio che sa di bacio, ecco. La cioccolata deve essere croccante, perché deve essere temperata con 3 temperature, non 2. Deve essere il cioccolato fondente, che deve scrocchiare. Papà diceva deve scrocchiare in bocca.